Amici di Voci dal Cilento, ben trovati all'appuntamento con l'informazione. Apro questa puntata con la rubrica Info Salerno dedicata alle notizie dalla provincia di Salerno. Buone notizie per le località balneari salernitane, le annuncia il consigliere regionale Attilio Pierro, spiegando che grazie ai progetti per la sicurezza nelle città saranno assicurate risorse per 105.000 euro per quel che riguarda le località salernitane di Capaccio Pestum, Camerota e Centola, che riceveranno 35.000 euro ciascuna. I comuni avranno a disposizione i fondi per finanziare il personale impiegato per il controllo, il monitoraggio e il contrasto alle contraffazioni commerciali e all'abusivismo. Un aiuto concreto per garantire legalità sui territori e rispondere alle reali esigenze di cittadini e imprenditori. La provincia di Salerno ha già stanziato milioni di euro per la pulizia delle strade provinciali, incrementando notevolmente gli stanziamenti nel bilancio 2022-2024. A dirlo il presidente della provincia Michele Strianese, in risposta alle critiche sollevate dal Codacons circa la mancata pulizia delle strade da parte delle istituzioni preposte. Strianese ricorda che grazie ad un finanziamento della regione Campania vengono già ora impegnati circa 5 milioni di euro all'anno per la sola provincia di Salerno per praticare il diserbo stradale e la pulizia delle cunette. Nell'annualità 2022 del bilancio di previsione, la provincia ha voluto sostenere ulteriormente questo servizio, destinando 2 milioni e mezzo di euro in più. Questa somma aggiuntiva arriva a 3 milioni nel 2023 e a 3 milioni e mezzo nel 2024. Con la delibera di giunta è stato approvato il progetto Sicurezza Urbana a Casella Abate. Si tratta di un ambizioso progetto volto ad intensificare e potenziare i servizi di vigilanza sull'intero territorio. Nello specifico si prevede l'attivazione dei servizi notturni di vigilanza da parte della Polizia Municipale durante il periodo estivo di maggiore affluenza. Necessaria l'assunzione di più agenti, 10 rispetto ai 4 inizialmente previsti per la realizzazione del progetto. Obiettivi sono il miglioramento della sicurezza stradale, il monitoraggio costante dell'affluenza di cittadini e turisti nei punti nevralgici del comune, la garanzia della sicurezza urbana e l'ordine pubblico. Per tutte le domeniche di agosto ad Agropoli è attivo Lungomare Sicuro, un servizio di primo soccorso realizzato dal locale comitato della Croce Rossa Italiana in collaborazione con il comune. Viene espletato dalle 9 alle 12 in una postazione fissa nei pressi del Lido Tre Conchiglie sul Lungomare San Marco. Sono presenti un infermiere e dei volontari della Croce Rossa muniti di defibrillatore. È possibile effettuare anche la misurazione dei parametri come di glicemia e pressione. Nel pomeriggio invece il servizio viene effettuato con due bici con defibrillatore. Al seguito, i volontari sono presenti su tutto il lungomare, pronti ad intervenire in caso di necessità. Opere pubbliche. Il Comune di Sarno ha deliberato in giunta di candidare diverse proposte progettuali da finanziare attraverso il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale e il PNRR nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo. Le opere riguardano il turismo e la mobilità sostenibile, ma anche l'inclusione e l'innovazione. A Capaccio Pestum sono stati appaltati i lavori di recupero e restauro di Palazzo Stabile. Il prestigioso edificio settecentesco del capoluogo sarà la nuova sede di Palazzo di Città. Dopo anni di tentativi andati a vuoto, l'amministrazione darà alla città di Capaccio Pestum una casa comunale degna della sua storia. In arrivo 200.000 euro per l'efficientamento energetico della sala polifunzionale di Castel San Lorenzo. La struttura si trova in via Vigna della Corte ed è attualmente utilizzata sia come aula consiliare che per accogliere eventi, convegni e cerimonie. Il comune è stato ammesso a finanziamento per la riqualificazione della struttura, che sarà resa più ecosostenibile grazie all'efficientamento energetico. I lavori dovrebbero partire non prima dell'autunno. Cambi il calendario delle somministrazioni dei vaccini anti-Covid presso il centro vaccinale di Sant'Egidio del Monte Albino, nei locali comunali di Piazza Niello Califano. Le somministrazioni avvengono il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19. L'accesso è libero per prime, seconde, terze e quarte dosi. Coloro che sono stati convocati presso altri centri vaccinali del territorio possono ricevere la somministrazione a Sant'Egidio senza dover effettuare alcuna comunicazione. A Bronissi è stata inaugurata l'area fitness outdoor al Parco Melissa Bassi per consentire la pratica dell'attività fisica e diffondere la cultura dello sport all'aria aperta. Si tratta di un'ampia area dove è stato realizzato un circuito con 17 macchine polivalenti composta da panche addominali, spalliere, runner, attrezzi fitness, step e ciclette, a completare una vera e propria palestra all'aperto.
Le ricchezze culturali e le bellezze paesaggistiche del Cilento saranno celebrate nel primo salone del turismo religioso, culturale e naturalistico San Sebastiano Martire, che toccherà 5 comuni cilentani: Novi Velia, Casaletto Spartano, Casella in Pitta, Rimagliano Vetere e Murigerati. Il progetto prevede 30 appuntamenti, tra cui rappresentazioni e video proiezioni sul dramma sacro del martirio di San Sebastiano da agosto a dicembre. Vi invito a consultare la pagina infosalerno.it per restare aggiornati sulle notizie che riguardano il territorio salernitano. Ed ora una breve intervista ad Adriano Piano, sindaco da qualche settimana di Magliano Vetere. Diciamo che dopo i primi adempimenti sulla governance dell'ente, il 26 luglio abbiamo fatto il primo consiglio comunale, abbiamo fatto la convalida degli eletti, il giuramento, il rito della comunicazione della giunta, linee programmatiche, la nomina alla commissione elettorale, nomina ai rappresentanti presso l'Unione dei Comuni Alto Cilento. Poi io ho ritenuto nominare 6 consiglieri politici, affiancati di 6 persone che mi possono aiutare e darmi una mano, con competenze specifiche in vari settori. Nelle persone di Maria Nigro, che si rapporta con la gestione presso la Casa degli Anziani, Cristian Matonde, che è di raccordo con le associazioni presenti sul territorio, Mauro Confisco per le politiche giovanili, poi abbiamo Giannino Franco, portavoce del sindaco, Fortunato Ielmi, rapporti con l'ASL, e poi Luciano Pasca, finanziamenti europei. Invece per la nomina di sindaco ho nominato il dottor Carmine D'Alessandro e assessore Giuseppe Carroccia. Per quanto concerne la prima cosa che ho fatto, praticamente ho subito convocato il presidente della Prologo nella persona del dottor Dario Corrente, mettendogli a disposizione un locale del comune da utilizzare come sede legale, importante per la riforma del terzo settore e per la richiesta di eventuali finanziamenti. Poi un altro appuntamento importante è stato quello subito dopo l'insediamento: ho incontrato il vicepresidente della provincia nella persona del professor Giovanni Cuzzo, portando a casa subito 2 belle notizie: un finanziamento di circa 130.000 euro sulla strada provinciale 13 del nostro comune per lavori di messa in sicurezza. È per la prima volta la garanzia che la manutenzione e taglio erba sarà fatta anche nel nostro territorio dalla società Areti Multiservizi di Salerno. Poi abbiamo avuto anche il finanziamento del POC insieme ad altri 5 comuni, con Novi Velia comune capofila, e quindi già stiamo al lavoro con il direttore artistico per programmare un'attività. Abbiamo un'attività subito sui prodotti tipici locali il 6 agosto durante la sagra del Cavatiello. Poi abbiamo un gruppo musicale l'11 agosto a Magliano Nuovo durante le festività di Sant'Irene, a Capizzi il 27 agosto per San Fortunato e il 17 settembre a Magliano Vetere in occasione di Santa Lucia. Questi, diciamo, sono gli impegni subito imminenti. Sì. I prossimi impegni sul turismo: c'è tanto da ripartire sul Museo Paleontologico, sulle cappelle rupestri di San Mauro e Santa Lucia, sui percorsi trekking, sul ponte medievale, bolle del calore, c'è tanto ancora da... La cosa importante è che è prevista per settembre la costruzione della casa per gli anziani a Magliano Vetere, sperando che finalmente possa risolvere i problemi del lavoro e rilanciare l'economia locale. Questi sono il punto di forza su cui noi puntiamo più di altri, sia da tutte le altre attività. Termina qui questa puntata di Voci dal Cilento, che potete ritrovare su vocidalcilento.it, sul canale YouTube di Voci dal Cilento, al quale vi invito ad iscrivervi, oltre che sui social. Grazie per l'attenzione, a presto!